uova, 120 grammi di fichi, 80 grammi di zucchero, 15 grammi di colla di pesce, un bastoncino di vaniglia. Che cos'è la colla di pesce? Colla di pesce è un prodotto ricavato sempre naturalmente dalle parti cartilagine degli animali bovini, suini e del pesce stesso. Serve a far coagulare bene le creme addensate con solo uovo, zucchero e latte. Abbiamo più pagine, vero regia? Per questi ingredienti comprendono più pagine, possiamo andare con la prossima. Per i boccioli, 250 ml di vino moscato, 150 ml di olio d'oliva, 30 g di zucchero, cannella, una clementina, 50 g di fichi dottati, 100 g di noci, 100 g di mandorle, 20 g di miele di fichi. Francesca? Sì, allora qui ci sono due preparazioni da fare perché abbiamo due dolci che poi li abbiamo assemblati nello stesso piatto. Abbiamo la bavarese che è una crema morbida con l'aggiunta dei fichi e poi abbiamo fatto un dolce secco in modo da avere due tonalità, una nota morbida e una nota più croccante, della pizza imbigliata farcita con noci e fichi. Allora, qui passiamo con la procedura della bavarese, anche perché ha una tempistica più lunga, visto che deve riposare e deve gelatinare, appunto. Qui mettiamo due rossi d'uovo. Pronto? Simona? Sì, buonasera. Sono sempre Teresa da Mai. Con Ciao lo Teresa, zucchero. basta un pochino il volume del televisore, grazie. Cosa hai messo? Lo zucchero. Sì, Teresa, prego. Volevo sapere, qui i vini sono in commercio, dove? I vini sono in commercio in tutta la Calabria, nelle migliori enoteche, nella migliore ristorazione. Diciamo comunemente nel No, supermercato. supermercato, la nostra azienda non fa questo tipo di canale, ma abbiamo scelto solo il canale Enoteca Enoteca Ristorazione. Ristorazione. Capito, Teresa? Sì. Va No, bene. perché di Enoteca qui non credo che ce ne Di quale siano. zona? Di dove chiama? Maida. Ah, di Maida. Sì, ma non dico Maida che stai fino, ma la zia nemmeno ne ho visto, mi pare. O può contattare direttamente l'azienda Direttamente all'azienda, se sul no sito anche ci sono internet. comunque dei locali, diciamo, delle salumerie Sì, prestigiose sì, 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 sì. anche, che, no? Sì. Principalmente, ripeto, nella ristorazione, nelle enoteche e poi dei locali specializzati di prodotti tipici della gastronomia, dell'enogastronomia calabrese. Roma c'è? Perché Come? a Roma c'è A Roma l'enoteca. Sì, a Roma c'è, Certo. Siete in tutta sì, in Italia? tutta Italia, si può dire in tutto il mondo In quasi. tutto il mondo, No, infatti. dico questi vini, Sì, non in so. tutta Sì. Italia e in tutto il mondo, Teresa. Ho capito. Va Va bene, tengo bene? presente. Grazie, cara Teresa, grazie Grazie, a te. Ciao. Francesca, Sì. Francesca. Stiamo procedendo con la bavarese. Abbiamo messo a bollire il latte, preparato il composto di tuorli d'uovo e zucchero. Adesso mettiamo ad ammorbidire la colla di pesce in acqua fredda, che poi successivamente verrà strizzata. Quando il latte bolle, verrà versato il composto di uova e zucchero con l'aggiunta di gelatina. Questo verrà messo a riposare in frigorifero oppure per le cucine professionali in un abbattitore di temperatura. Poi Ecco, per consentire ai nostri chef di fare il piatto, anche se non credo che riusciremo a finirlo, e noi non rifaremo il riepilogo questa sera. Ci scusiamo con i nostri spettatori, ma non riusciremo a fare il riepilogo. sì. Qui il latte sta per bollire. Emilio. Il vino della tenuta Iazzolini si lega benissimo a questo piatto, è un giusto abbinamento, la giusta struttura legata al maialino nero e diventa
armonioso, delicato al gusto. Complimenti alla tenuta di grazie, grazie. E intanto la nostra Francesca prosegue con la composizione del dolce. Che cosa andremo ad abbinare a questo dolce? Allora, ad abbinare al dolce abbineremo il passito. Sì, il passito. È un prodotto d'eccellenza, viene prodotto con uve greco bianco che dopo la raccolta stanno ad appassire su gratici al sole per circa 2 mesi fino al periodo natalizio, per poi essere pigiato e pressato e si avvia una lunga fermentazione di circa 1 anno in barrique. Qua questa sera assaggeremo questo passito che prende il nome di Bristace 2008, è un vino dal colore dorato ambrato e dalle sensazioni e dai profumi che ricordano molto la frutta matura, i fichi secchi e le albicocche. Perfetto, la gradazione? La gradazione è 14 gradi. Ti facciamo vedere la crema. Ha un notevole residuo zuccherino che va sui 12-14 grammi litro. Prego. La crema è rattesa. Abbiamo aggiunto i fichi. Adesso incorporiamo la panna. Una panna semimontata. Simona, volevo fare i complimenti a Francesca. Veramente. Che nonostante sia una giovanissima lady chef si muove con molta dimestichezza. Ma poi spiega molto bene, brava Francesca. Veramente, brava, complimenti, spieghi molto bene. Regia, quanto manca, grazie. Il maestro è stato molto bravo. Sì, il maestro è stato molto bravo, così come molto bravi sono i nostri amici di LT Ceramiche. Non bisogna dimenticarsi. Mai, mai, perché hanno creato questi piatti meravigliosi per noi, per il MasterChef speciale. Eccolo qua il nuovo piatto. Ringraziamo LT Ceramiche. Grazie per questo piatto meraviglioso, vedete Telespazio TV, MasterChef, eccolo qui, meraviglioso. Grazie a LT Ceramiche e vado ad omaggiare di questo piatto i nostri ospiti. Voi prego, sì. Spiegate pure. Stiamo completando la preparazione, mettendo il composto di crema con panni e fichi all'interno degli stampini che metteremo a riposare in qualche mezz'ora in frigorifero, in modo che la crema sia bella. Simona, devo dirti che possiamo mettere sopra, volendo a piacere, un po' di pan di Spagna. Ecco qua, sono pronti, li andiamo ad lanciare in frigorifero, tra qualche minuto li tireremo fuori. Devi dire, prego. I miei amici, grazie, vista la mia costante presenza alla trasmissione, ecco, chiedono di essere omaggiati del piatto. Tu quindi stai riempendo San Giovanni in fiore dei nostri piatti. Miei amici, questi meravigliosi piatti. Bellissimo. Complimenti ad LT Ceramiche. Complimenti ad LT Ceramiche e andiamo ad omaggiare di questi piatti. Alla fine omaggeremo anche i nostri chef. Francesca. Stiamo componendo il piatto di presentazione. Qui abbiamo una mousse di crema alle clementine. Anche perché gli agrumi con i fichi sposano bene. La crema alle clementine com'è fatta? Una crema pasticcera, piuttosto morbida, con aggiunta di panna, del succo di clementina e della scorza di clementina. Qui abbiamo adagiato la nostra cupoletta, i fichi. Appunto, come dicevo prima, abbiamo fatto la nota croccante del dessert con una pitta impigliata. La classica pitta impigliata era una torta, noi l'abbiamo rivisitata facendo dei piccoli boccioli. Bellissima, chissà che gusto avrà. Farcendola vero? Sempre con i fichi del Cosentino, i fichi lottati che danno un particolare profumo e sapore a questa preparazione. Hanno emulato la pitta impigliata di San Giovanni in Fiore. Diamo un tocco di colore al piatto. L'avvocato ci tiene a dire che questa preparazione fu data in regalo di nozze all'epoca del 1500 circa, a un casato di Napoli,
di una sposa di San Giovanni in Fiore. Bravissimo allo chef, Fabio. Sono preparato a bocca. Bravo. Beh. E intanto noi invece incuriosiva questa fragola fatta così da Francesca, anche sì. Le nostre amiche a casa, i nostri amici. Gliela facciamo vedere di nuovo. Ecco, abbiamo dato un tocco di colore, diciamo primaverile, per, siccome abbiamo dei colori piuttosto autunnali, adesso siamo entrati.